sono veramente rammaricato, dispiaciuto, non sono parole, la gente mi ha contestato. 2 minuti fa ho finito negli spogliatoi perché sinceramente, a prescindere, insomma, una gara non ha... Io non parlo mai delle situazioni arbitrali, però, signori miei, ogni tanto, cioè, noi qualche punto lo stiamo perdendo anche per questo. Vorrei solo dire una cosa, la gente ha ragione, perché dopo tanti anni io non dico mai le parolacce, non bestemmio, però perdonate, abbiate pazienza. Siamo arrivati qua e mi contestavano Serra, che è il figlio del presidente. Serra da qualche mese a questa parte, lo dite voi, è uno dei migliori. Abbiamo rinforzato secondo noi la squadra, abbiamo preso una punta. Patrick per me è un giocatore importante, però dobbiamo avere pazienza, non siamo in una classifica che ci dobbiamo spaventare, perché quelle parole dette è giusto che la gente, voglio dire, paga il biglietto e deve esprimere un desiderio, però essere mortificati così, sinceramente, sono veramente allibito, perché qualcuno, penso di voi, lo sa, mi sembra che cerchiamo di risolvere tanti componenti anche extra calcistici. Poi una contestazione dopo una settimana, 10 giorni, abbiate pazienza, sono frastornato. Una proprietà oggi rileva tutte le quote, butta dei soldi, butta nel senso che perché crede. E io lo so che noi siamo qua per arrivare tutti insieme a un progetto. E non capisco, sinceramente, io vi chiedo perdono, posso sbagliare, vi prego di capire il mio rammarico. Io, quando è finita la partita, ho detto ai ragazzi quello che penso. Siamo una società che cerchiamo anche mentalmente di aiutarli, facciamo tanto per loro. E ogni tanto vedo che vanno, però può succedere, non sono scusanti. Cioè, abbiamo visto dei cicli che poi, non so, io... Non devo essere, io lo faccio, questo che sto facendo qua, lo faccio con passione e con amore. Non sono venuto a prendere nessuno in giro, cerco di capire chi può stare vicino alla società, chi no, per avere degli aiuti anche a livello morale. Però anche i tifosi, secondo me, cioè queste situazioni, aiutateci, ma non voglio fare del pietosismo. È chiaro che io sono venuto in conferenza stampa dopo che abbiamo vinto a San Benedetto, ma se noi vinciamo con delle squadre che, scusatemi, in campo hanno, passatemi il termine, dei senatori, e poi perdiamo, c'è un qualcosa che magari non si scende nelle condizioni mentali, prenderemo un mental coach, capiremo, però buttare fango su alcuni ragazzi... Secondo me non è corretto, okay. Ma io chiedo scusa per loro, domani sicuramente cercheremo di rimetterci in pista, ci sono delle partite importanti, io, credetemi, io quando giochiamo con queste squadre un pochettino più basse di classifica, ho paura perché ho notato queste situazioni, non è la prima volta che succede. Poi, non parlo mai di queste cose, vi chiedo veramente perdono, e se sbaglio io chiedo perdono, chiedo scusa. Però sono qualche partita che non siamo neanche, non aiutati, secondo me anche la federazione, visto che le società per l'iscrizione paga, devono anche mandare qualcuno per vedere, perché oggi secondo me Prisco non è da buttare fuori. C'è un rigore per noi, abbiamo visto col City ad Alba Longa, tra l'altro il nostro, non voglio fare polemiche, un giocatore che abbiamo messo nelle condizioni prima di giocare economicamente. Cioè, allora io dico, facciamo un po' di, cerchiamo di fare del calcio, è giusto che loro facciano le analisi, ci mancherebbe, anche loro fanno sacrifici, vengono a vederci 200-300 chilometri. Non siamo, noi non vogliamo retrocedere, non sono venuto qua a
però stasera me ne vado, credete, un pochettino rammaricato, perché fuori ho sentito delle parole e anche dalla tribuna, cioè, secondo me è giusto criticare, ma le critiche devono essere costruttive, perché okay, ci sediamo, vediamo, parliamo. Mi sembra che io ho sempre adottato un'educazione. Non posso pensare che ci sono anche delle situazioni, aggiungo una cosa, noi a prescindere che siamo un po' decimati e lo stiamo vedendo, purtroppo anche chi, dico doppione, che non è mai doppione, non sta bene in certi ruoli, magari c'è anche qualche giocatore che si deve ambientare, aveva bisogno di portare qua la moglie, cioè, ci sono delle condizioni a volte di campo che ma non mi voglio giustificare, ok? Insomma, ci sono delle situazioni che al momento anche non ci girano, non abbiamo, mi passi il termine, perché anche nel calcio ci va un pizzico di fortuna, ok? Però detto ciò, il tifoso ha ragione, perché io capisco che vado, insomma, per informazione, tanti anni che viene preso in giro, però noi non abbiamo mai detto una cosa che non è stata rispettata, cioè tantissime situazioni, e quindi che motivo avremmo noi di venire qua? Cioè, qua i ragazzi sono pagati, cerchiamo di metterli nelle condizioni, non troviamo l'alloggio, li mettiamo in... cioè, proprio per aiutarli anche mentalmente, però ci va una tempistica, non voglio difenderli, ok? Poi per carità, qualche errore uno lo può fare, siamo umani, io non sto dicendo che sono tutti... qualche errore sì, sicuramente, ma sbagliare è umano. Però oggi sentivo delle offerte, cioè abbiamo attaccato Cesario, voglio fare un appunto, no? Cesario ha passato dei giorni infernali, ma non dico il perché. È chiaro che un ragazzo che mi entra in campo, che ha un problema, non lui, ma un familiare importante, capisce? Vuole giocare, lo facciamo giocare, perché lo facciamo, nel senso, perché è anche giusto, per distoglierlo da certe situazioni, perché il calcio serve anche a questo. Però io non è che vi posso dire alcune dinamiche, perché sarebbero delle scusanti, capisce? La piazza ha ragione, il tifoso ha ragione, è quello che... ma noi non siamo venuti qua, Serra, il dottor Serra. Cioè, che senso ha comprare una società per poi retrocedere in eccellenza? Scusate, che senso ha? Fatemi capire, perché dovrebbe fare questo? Cioè, io stesso in primis valuterò se io mi sono dato un obiettivo col dottor Serra. Se a fine anno questo obiettivo non ci sarà, sono io il primo a chiedere scusa, e non che mi mandano via, me ne vado, perché io voglio il bene di Chieti. Però al momento, fino a fine anno, aspettiamo, vediamo, valutiamo. Stiamo facendo tante altre cose e sono convinto che Chieti come città e il tifoso sarà contento. Cioè, adesso, da quando abbiamo preso le quote, abbiamo in giro tante persone che ci fanno lo scouting per prendere dei giovani. Ci saranno altre persone per completare un organigramma che vengono dal professionismo. Però le cose vanno fatte non così. Noi non siamo, io non sono capace a farle così. Capito? Sto vedendo anche per strutture nuove per noi, per il nostro settore giovanile. Cioè, ci sono tante cose. Ma ripeto, non sono scusanti. Può darsi, però mi creda, noi abbiamo dato dei ruoli. Se il mio collega, amico, come vuole dire lei, prende una decisione, avrà i motivi suoi validi, capisce? Perché magari ha sentito qualcuno che, cioè, delle motivazioni, dobbiamo anche rispettare quello che ha una funzionalità,
Io non, cioè, no, no, era solo riferito al fatto potrebbe, che potrebbe, potrebbe anche essere questo, non lo so, potrebbe anche essere questo. Vi chiedo perdono, io so che la pazza di Chieti come noi vogliamo arrivare, però io non posso dire delle dinamiche. E poi attenzione, non sono scusante, perché io oggi dico una cosa, a prescindere dalla situazione arbitrale, effettivamente i ragazzi non hanno espresso un calcio come le altre, perché noi sappiamo come giochiamo con, insomma, il centrocampo, quindi questo è, non è giustificabile, ok? E infatti ho premesso prima, dobbiamo capire perché quando giochiamo con società un pochettino blasonate scendiamo con una certa caratteristica, quando giochiamo con società al di sotto di prospettiva, di classifica, andiamo in campo. Questa è una cosa che dovremmo lavorare su questo. Io le chiedo perdono di questo, ma le spiego anche perché, non per fare la barba, perché non so fare il barbiere. Io sono una persona che dice sempre la realtà. Forse manchiamo in qualche comunicazione. Però partiamo da un presupposto, che questa società, parlo nostra, è nata 6 mesi fa, quindi dobbiamo tutti, in primis da questo qua, dobbiamo migliorare. Migliorare vuol dire sederci, parlare, collaborare e cercare chi ha più esperienza che quando dica una cosa venga fatta. Quindi vuol dire ampliare anche un organigramma. Stiamo lavorando anche su questo, ok? Però penso che i giornali ne avessero parlato, magari adesso non è che voglio difendere Simone per il fatto che mancasse Moro, ha preso 3 giornate per una situazione poco, ecco. Moro, ecco, le dico quello che penso io. Moro per me è un grande giocatore, se non è arrivato in società più blasonate è perché bisogna lavorare su questi aspetti, oltre che tecnicamente, capisce? Perché qualcuno che ha avuto più esperienza di lui, abbiamo visto la dinamica, ci è costata un giocatore 3 giornate, quindi ci sono delle cose dove noi dobbiamo cercare di migliorare, non voglio portarmi avanti con dei discorsi. Una persona che fa calcio, ma credetemi, non lo dico per una questione di correttezza nei suoi confronti, quando l'ho sentito giorni fa, sa cosa mi ha detto? Voglio parlare con tutti i giocatori, voglio capire le condizioni mentali, capisce? Però per questo ci va il suo tempo, perché devo collocarle anche le persone. Poi non voglio difendere il mister, ma noi sono 2 settimane che ci improvvisiamo una formazione. Fa onore oggi qualche giocatore, perché Spinelli non era nelle condizioni, non doveva proprio giocare, capisce? Cioè, ecco, poi vengo alla punta. Io è vero che sono stato il primo, finita la partita, dove alla mia punta presa da poco, ho detto che non è venuto qua a farsi le vacanze, però posso in un momento di nervoso, però alcune dinamiche vanno capite, capisce? Cioè, ripeto, voi, non voi, la piazza mesi fa mi ha detto che ero un delinquente perché facevo giocare il figlio di Serra, perché era il figlio della proprietà. Oggi Serra è il migliore, voi sapete che secondo me, ma non perché c'è la proprietà, perché io sono così. E penso che qualcuno lo sa, perché se no ero magari in qualche società più un pochettino in categorie diverse. Io dico la verità, eppure me l'hanno detti di tutti i colori. Oggi però l'avete applaudito. Datemi il tempo di lavorare. Noi non siamo qua a prenderci in giro. Abbiamo visto com'è andata oggi la partita. Ci sono degli addetti che cercheranno di lavorare per migliorare. Non siamo qua per retrocedere. Noi cercheremo di fare quello che abbiamo in programma, però oggi l'ho trovata, è giusto che la gente
dica il suo pensiero, però che ci sono secondo me dei modi e dei modi, capisce? No, li difendo, io li difendo, come ho sempre difeso Serra, ma non perché era il figlio della proprietà, perché per me aveva delle attitudini, e oggi mi date ragione, però non ho applaudito io oggi, avete applaudito voi, capisce? E la stessa cosa per gli altri, dobbiamo avere una tempistica, cioè, poi a fine anno mettiamo sulla bilancia e vedremo, secondo me, capito? Cioè, qua è come contestare, per dire adesso uno a caso, no? Perché è passato Spinelli, si è due partite, però sappiamo il valore di Spinelli, capito? Ecco, si va frettolosamente. Se noi vogliamo fare comunicazione, se lei mi chiede della punta, non è, come non è un giocatore di categoria, mi deve fare la differenza, capisce? È stata studiata una situazione calcistica, cioè di con Patrick, Anticoli, però se noi, voglio dire, lasciamo stare Patrick, se il ragazzino Marco in 2003 mi sbaglia una palla, ragazzi miei, allora qui ci va l'avvocato, che non c'è più, Agnelli, che venga, butti un paio di milioni di euro, andiamo nelle società blasonate e vinciamo il campionato. Per me questo non si può fare a Chieti, per me, capisce? Perché sarebbe impossibile. Quindi ci va anche un calcio dove andiamo a prendere delle pedine giovani importanti, perché se no, però è quello che stiamo facendo quest'anno. Okay. Programmare la prossima stagione. Programmare.